L'ambito territoriale e sociale numero 6 è sempre più vicino al territorio attraverso lo sviluppo di un sistema integrato di servizi di prossimità e di vicinanza solidale denominato 6 Vicino, in favore dei soggetti fragili residenti nei 9 comuni dell'ambito: Fano, Fratterosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche. Questa mattina sono state presentate le attività che verranno seguite dall'Auser e dall'Anteas. La progettualità sta dentro i servizi di prossimità che noi abbiamo avviato. Si avverte sempre di più il bisogno di essere vicini a coloro che sono stati per tanto tempo soli e che continuano magari a esserlo anche oggi e che sono più fragili. Tra questi servizi di prossimità oggi abbiamo presentato la progettualità che si chiama 6 Vicino, che ha coinvolto in una coprogettazione due associazioni di volontariato, l'Auser e l'Anteas, per servizi, per interventi di vicinanza solidale, e cioè accompagnamento, aiuto, sostegno nella spesa, beni di prima necessità, nel disbrigo di alcune pratiche quotidiane, nell'accompagnamento agli uffici pubblici o ai servizi sanitari e anche nella valorizzazione della risorsa dell'anziano in particolare, che a volte, essendo solo a casa, ha bisogno anche di una telefonata, un sostegno anche morale dal punto di vista anche della fiducia. Ecco, questi sono i servizi che abbiamo messo in piedi, che oggi abbiamo presentato. L'intento è quello di renderli sempre di più capillari, quindi distribuiti su tutto il territorio, perché noi dobbiamo sempre di più essere appunto vicini ai territori dove appunto i bisogni si manifestano. Per avere informazioni sui servizi offerti è possibile contattare l'ufficio promozione sociale del comune di Fano, che coordinerà le richieste dei cittadini nei 9 uffici presenti nei municipi della TS6. Per mettersi in contatto è possibile rivolgersi a questi numeri di telefono. La presentazione dei servizi è stata illustrata questa mattina alla stampa all'interno del comune di Mondolfo. L'obiettivo è proprio quello di realizzare e implementare servizi di prossimità e di vicinanza a favore delle persone più fragili, a chi ha più bisogno, ed è l'obiettivo appunto proprio questo da parte delle nostre amministrazioni comunali, di implementare questi servizi e aiutare appunto le persone in difficoltà.